Prima di tutto una piccola precisazione linguistica. Nel nostro modo di parlare non si tratta di conversione da una chiesa cristiana all'altra, ma piuttosto un passaggio. Si usa il termine di conversione quando tale passaggio avviene tra due fedi viventi, ad esempio dal buddismo al cristianesimo o viceversa. Quindi preferisco usare questo termine passaggio da una confessione cristiana all'altra. Quali sono i passi da compiere? Ecco, il primo è quello di contattare la pastora o il pastore di una chiesa valdese o metodista più vicina al tuo luogo di residenza. In questo caso il nostro sito chiesavaldese.org può essere di grande aiuto attraverso la voce dove trovarci. Il secondo passo, sempre concordato con la pastora o il pastore, è quello di cominciare a frequentare la chiesa che si è scelto e ovviamente partecipare a più attività possibili, di modo che si possa conoscere la vita della comunità, il suo modo di celebrare il culto domenicale, le attività di studio biblico e quant'altro una chiesa possa offrire. E poi saranno naturalmente il consiglio di chiesa, il pastore, a indicarti un percorso di preparazione biblica e teologica che alla fine ti porterà alla piena ammissione in chiesa. Le nostre chiese non ripetono il battesimo. Questo è importante da sottolineare perché riconoscono la validità del battesimo a prescindere dalla chiesa in cui il battesimo è stato amministrato. Naturalmente, quando si tratta di una persona che non è stata mai battezzata, all'ammissione di chiesa corrisponde l'amministrazione del sacramento del battesimo. E alla fine, un piccolo terzo passo, opportuno ma non necessario, sarebbe quello di avvisare la parrocchia di cui si faceva parte, la parrocchia cattolica, del avvenuto passaggio alla Chiesa Evangelica Valdese. Quanto invece al matrimonio, ecco qui è molto importante che il coniuge condivida la tua scelta senza necessariamente seguire la stessa strada. È ugualmente importante mettersi d'accordo sul percorso di catechismo che seguiranno i figli, di modo che da adulti possano decidere in maniera del tutto libera di quale chiesa vogliono far parte.